Ciao a tutti, oggi preparo con voi il pollo alla cacciatora in bianco. Ricetta facilissima che si fa in padella, ovviamente la faccio a modo mio. Iniziamo! E allora, dopo aver tolto la pelle al pollo, passiamo i pezzetti nella farina. Io utilizzo per comodità cosce e sovraccosce. E una volta infarinate tutte, in padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, poi aggiungiamo il sedano, la carota e la cipolla e facciamo rosolare per 2 minuti. Passati 2 minuti mettiamo la carne e la facciamo rosolare un paio di minuti per lato. Raggiriamo la carne e la facciamo rosolare anche sull'altro lato. Ci siamo. Adesso, regolo di sale, aggiungo il rosmarino, se volete anche una fogliolina di alloro, metto uno spicchietto d'aglio. Alzo la fiamma al massimo e sfumo col vino bianco. Ed ovviamente lascio la fiamma alta affinché possa evaporare velocemente. Bene, a questo punto giro la carne. Aggiungo un mezzo bicchiere d'acqua, meglio se calda. Metto le olive verdi, le olive nere, un po' di pepe, mi sono dimenticato prima, lo mettiamo adesso, copro e faccio cuocere per 30 minuti a fiamma medio-bassa, girando la carne di tanto in tanto. Vediamo un po'. Ecco qui, direi che ci siamo. Ora spengo e lascio riposare per 5-6 minuti, poi impiatto e assaggio con voi. Guardate qua che bontà e che profumo! Favoloso! Fate questa ricetta e fatemi sapere che ne pensate tramite i commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!